soprattutto poi prima tavola, a proposito di certi articoli e critiche che facevano i giornalisti dell'epoca, in particolare sull'unità. Questa è una curiosità che credo a me ha divertito molto, quindi bisogna che la raccontiamo, perché all'epoca l'ufficio di Provantini era sopra il corso Vannucci, sopra Barzandri, e Pagnotta aveva il negozio in via Mazzini. Quindi arriva una telefonata e dice vieni un po' su, giro l'angolo, dico che c'è, l'hai letta l'unità? Sì, adesso leggo l'unità. Lui stava sempre in sinistra. Vabbè, insomma, dipende la sinistra non mi piace per via della musica, eh. Infatti arrivo all'unità. Di là l'unità c'era scritto, era il programma di un ragazzo 1974, c'era scritto che il programma di Umbra Jazz era fatto dai soliti due organizzatori e da un assessore nostalgico. Allora gli dico, Alberto, c'hai un quarto d'ora perché ti spiego com'è la situazione politica, la colpa è la vostra, cercate di far passare il jazz per musica di massa, non lo sarà mai, perché la musica classica del XX secolo, lo dicono gli altri, lo scrivono, lo dico io, quindi è pure demagogia, e ecco i risultati, no? Perché è un festival, gente importante, che parlava di quella cariatide di Jerry Mulligan, e poi c'era l'orchestra di John Smelius che l'aveva chiamata l'orchestra bianco-nera, come se fosse della Juventus. A quel punto l'assessore Provantini, evidentemente sono stato bravo a convincerlo di che com'era la situazione, non per colpa sua, ma i giornali in quella maniera scrivevano, appunto, perché se eri un appassionato di jazz in quella maniera, cioè doveva essere dell'avanguardia, altrimenti era un fascista. E infatti ero tra i più grossi fascisti d'Italia insieme all'amico Alberto Alberto. Perché facevamo un programma in quella maniera. Caso strano, tutti quelli dell'avanguardia che in quei tempi andavano di moda, adesso sono tutti scomparsi, e quelli che invece non ci sono più perché sono morti, ma non perché sono scomparsi dalla scena musicale. Quindi chiaro che infatti ci ha dato ragione. Devo dare atto, e questo è importante. Voi immaginate che noi abbiamo fatto 75-76, pausa e riflessione 78, poi 82, 83, 80, fino al 1985, c'erano tutti gli inviati dei giornali, eppure a quei tempi, diciamo, il PC aveva una bella percentuale di voti, l'unico inviato che non lo volevamo era quello dell'unità. Mi fu ripescato, messo in un albergo che non siamo, di nascosto, eccetera, eccetera, perché la morte non è. Ma questo perché? Perché noi facciamo parte di una. Eravamo di qua e loro, secondo loro erano dall'altra parte, invece, ripeto, era una situazione politica che non poteva andare avanti. Nel 1978. Infatti la dimostrazione l'avevo quando chiudemmo Umbria Jazz nel 78, così poi passiamo agli anni 80 che poi arriva 90, perché pochino dietro dobbiamo parlare, no? E finisco con questo perché è proprio l'ultimo episodio degli anni 70. Adriano Mazzoletti stava in Rai e organizzava le radio europee, e quindi il convegno quell'anno tocca l'Italia, e quindi viene fatto Torcano alle tre baselle, appena aperto. Ci fu un episodio in cui anche lì eravamo quelli di qua e quelli di là, perché la volevano buttare per forza in politica, io la volevo buttare in musica. A un certo punto c'è Rai 3 che deve parlare, io avevo pranzato con due inviati venivo dalla Jugoslavia e l'inviato dalla Spagna, che erano già due giorni che era lì al convegno, parlava sei lingue, sette lingue, non aveva mai preso la cuffia, parlava benissimo italiano.
E io feci due o tre battute un po' acide a modo mio, dicendo oggi parleranno in politichese, quindi state un po' attenti. Tant'è che infatti cominciano e i due slavi si girano e mi strizzano l'occhio. Lo spagnolo va a prendere una cuffia e a quel punto io avevo davanti l'avvocato Polillo, direttore di Musica Jazz, quello che ha fatto i primi festival di jazz a Sanremo, eccetera, eccetera, e dico: avvocato, io questo non capisco, che dice? Parlava un signore ancora in giro, si chiama Gino Castagno, e a quel punto alzai la mano dicendo: scusi, si può cominciare a parlare in italiano perché noi non capiamo, c'è un casino della parola. Io ho pensato, la parola viene sospesa un pochino la conferenza stampa. Fuori dalla stanza c'erano due porticine dove dentro c'erano due signore che traducevano, sì, una in francese e una in inglese. Mentre stavamo lì discutendo qualche parolaccia, le solite cose, tu sei il solito provocatore, ero io il provocatore, si avvicina una signora un po' mulatta, perché era una scura, dice: scusate se io mi io non c'entro niente, ero dentro una cabina a tradurre, ho una certa età, ho figlio di 18 anni, non faccio questo mestiere da ieri, ma a me di non riuscire a tradurre dall'italiano al francese è la seconda volta che mi capita, adesso e 6 mesi fa al congresso del manifesto. Io gli dissi: oh, questa non la conosco, non è la mia parente, non c'entra niente, tanto per raccontarvi quello che dici, qual era il periodo di allora? Cioè, un giazzo era finita, questo è settembre, era chiuso luglio, questo, parliamo di settembre del 78, ci siamo fermati un anno, il Jazz Club, non so come si è messo qui nella stagione, ma è via a fare la concorrenza alla stagione, chiediamo scusa a Bernardini, insomma venire qui a fare, deve essere idea di Gigi che ha messo la stagione del Jazz Club, però il Jazz Club è quello, insomma, che ha avuto l'idea. E quindi andiamo a finire all'82, dall'82 poi passiamo al 93, perché un pochino anche di un dietro bisogna. La parola è più di una parola di un periodo. Io che gli ho risposto. Bisogna sentire che ha risposto Provandini all'articolo di. Le bestemmie non le cito. Quando, dopo un quarto d'ora che gli spiegai com'era la situazione politica, no? Quella cariatide di Germania, pensate, era proprio. Guarda, è così, se sei da quella parte sei in, se no sei out, purtroppo i tuoi giornali scrivono così, e pazienza. E allora lui pigiò un bottone, passami l'unità. L'unità allora aveva solo una redazione a Milano, io proprio in quell'occasione scoprì che Provandini, prima di fare l'assessore, aveva fatto il corrispondente da Terni dell'unità, che ancora era solo a Milano, non a Roma, e allora ho capito perché era in casa. Non so se risponde un certo, non mi ricordo se, chi era il centralinista, lui spara un moccolo e fa: passami quello lì. Gli passano, sta stato il capo redattore, ha detto: io se vedo quello qui, scusate, gli faccio un culo così. Gliene ha dette le parolacce, ecco la ragione per la quale l'unità non è stata più accreditata, perché aveva una posizione nei riguardi di Umbria Jazz. Ma voi pensate qual era la situazione, perché la pagina degli spettacoli d'unità era in mano degli altri, non in mano di noi. Io cercavo in tutti i modi, ma a quei tempi non c'era niente da fare. Il risultato però, ecco, che la coerenza ha avuto. Ecco perché io cito sempre, e oggi qualcuno ogni tanto, magari qualche politico di oggi può essere invidioso, perché cito sempre, a parte il primo presidente, ma l'assessore Provandini, perché insomma, voglio dire, quella posizione
tutti i giornali accreditati, compreso il Secolo d'Italia e non l'Unità, abbiate pazienza, questo la dice lunga di come era Alberto Provaldini. Grazie. Velocissimamente alla storia di un jazz wind negli anni 90, volevo una piccola riflessione, diciamo, politico-sociale da Provaldini sul fatto che in questa pausa dal 78 all'82, in fondo sembra poco tempo, arriva, è vero che nell'82 nasce, diciamo, prima un festival completamente nuovo che introduce i concerti a pagamento, perché proprio la società, la gente era cambiata, e quindi il contesto sociale era cambiato, tant'è che nel giro di pochi anni cambiano un po' anche le figure, quello che a noi oggi sembra normale, diciamo, all'epoca non lo era. Parlavamo prima per esempio della presenza della rappresentanza femminile dentro le istituzioni, oggi ci sono due presidenti di regione donna, all'epoca sembrava una cosa, credo non ci fosse nemmeno un consigliere, c'erano nemmeno le donne che sono. Ma una domanda che non mi stava nel posto, ci corrisponde stasera, a proposito dell'articolo mio stamattina sulle donne. Quelli erano gli anni, gli storici dicono la prima repubblica finisce con Moro nel 78. Io sono di quell'avviso, non perché non sono storico. Quindi sono anni di grande cambiamento, quindi noi, diciamo, stoppiamo un piacere in quel periodo, per le vicende che abbiamo detto, un piacere già si era diciamo, affermata, e quindi anche come marchio, ma il popolo di Umbria Jazz era quello che lo ha detto Isaac Cappello, era un'altra cosa in lontano. Qui è stata l'intuizione, se non si fosse fatto un'altra cosa, forse stavamo guardando indietro, per intenderci. L'ho portato a tavolo, ho detto a tavolo, lo dico in pubblico, la riflessione su un altro festival, su Spoleto, che forse ci capisce. È più chiaro, il festival è andato giù non perché si è invecchiato Menotti, secondo me, e poi è morto. Il festival nasce, si chiama Festival dei Due Mondi perché parlava di due mondi. Io andavo a fare i resoconti per l'Unità e per Vie Nove e facevo i gospel americani e il Bolshoi russo, e poi certo lui ci metteva del suo perché c'aveva Visconti e De Filippo, c'aveva Carla Francia, c'aveva i grandi e Gamba dell'Italia, ma insomma era il festival dei tuoi mondi, delle tue culture, eccetera. Ma caduto il muro, e ancora prima del muro, il festival dovevi reinventarlo per un'altra cosa, cosa non è stata fatta, quindi non è il problema dei minori. Un viaggezze, non so se è chiara l'analogia, invece si aggiorna tra il 78 e l'82 e fa quest'altra operazione. Qui sta il segreto, cioè, io so sempre che bisogna rinnovarsi, più che innovare, per intenderci. Precorre i tempi, ma soprattutto insomma, non farsi trascinare alle vicende che ci sono state. Questa sta la differenza, secondo me, tra i due festival. Non so se sono stato chiaro. Questo e arriviamo con un balzo un pochino più rapido, diciamo, a Umbria Jazz Winter. Questa formula che all'inizio si diceva prima sembrava, cioè quest'idea di fare un festival jazz d'inverno all'inizio probabilmente sarà sembrata più di uno come una follia, no Carlo? Poi invece in realtà nasce anche sulla base di un'esperienza che era già di successo, che era quella della nuova formula di Umbria Jazz a Perugia, e quindi diciamo che parte subito col piede giusto. Qui si innesta ovviamente la volontà, anche la risposta del territorio, che credo sia stata poi quella più giusta. Qui la storia vera necessità di due premesse. La prima è che il grande Umbria Jazz si restringe bene o male su Perugia. Ogni anno grande successo. Male chi voleva altre cose. Dico delle verità storiche non mie. Cioè, ogni anno si registra come successo e poi comincia la polemica, ma perché la regione che è dell'Umbria deve finanziare la cosa di Perugia. Questa cosa ha vari tentativi, alcuni dei quali prima
alludeva prima Alberto sul discorso che tu diplomaticamente hai evitato, che a Verona voleva, però è vero che anche a Terni c'era qualcuno che voleva fare il programma. Io sa quante volte gli ho chiesto il clarinettista, una volta ha portato Dubai, ma io non mi ricordo che l'anno ho preso una marea di disgrazie, non ho potuto neanche assistere al concerto del clarinettista, però c'era sempre questa polemica. Per cui tre tentativi Carlo li fece di dare una risposta a questa esigenza politica. Poi l'altra premessa è che Orvieto è una città che si presta ad essere una città come tutti i centri storici umbri, però in realtà grandi eventi in Umbria poche città hanno gli spazi per poterli fare. Questo anche Antonino, che il signore Lodito lo ammetterà, nel senso che per esempio, adesso io lo dico, tanto voi non mi vedete mica quelli di Perugia, ma cioè, non è che c'ha ragione Carlo, di più, cioè Perugia abbiamo fatto, no veramente ragazzi, questo rimane segreto, abbiamo fatto il giro per piazzare il Festival del Cinema, a Perugia non c'è una sala cinematografica di Pinosa, era multisala dentro un fosso. Cioè un grande festival, c'è cioè il Red Carpet di Perugia, se lo fai nella fontana, se no. Cioè io che ci vedo anche come dirigente, uno che era stato grande dirigente del Comune di Perugia, Ivo Mariani, dico il Turreno, il come si chiama quell'altro? Lilli. Cioè, Perugia grandi spazi, a parte un lacchio, e poi c'è questo problema. Allora qui succede una cosa particolare, vabbè io divento sindaco, 91, Tangentopoli, il casino, il mio predecessore era durato dall'89 al 91, insomma io non è che c'era una strada in salita, adesso la raccontano facile, un cavolo, ero da solo, io ho fatto la crisi dopo 6 mesi, ho fatto la maggioranza degli uomini e delle donne, ho rotto un'alleanza social comunista, Alberto che è storico, io dovevo per forza bruciare le tappe e creare qualcosa di concreto. Lì successe un fatto, 92, non mi ricordo, ecco, per questa cosa di rendere più umbro il festival di Perugia, fecero B.B. King e Orvieto dopo nostre spinte. Succede però un errore tecnico, che raramente... 93. Succede un errore tecnico che raramente ha un'emergenza da capitale. Cioè non avevamo previsto che il bilico per via della costituente ci sarebbe mai passato. Per cui la mattina, credo alle 6:30, così mi chiamano i vigili urbani, dice guarda che c'è uno matto con l'aereo che vuole andare a Piazza del Popolo da via della Costituente. Io chiamo il mio assessore al bilancio e all'organizzazione, che è qui presente, che è Lorena Stella, l'assessore alla cultura Enrico Pedrangeli e l'altro assessore Massimo Fellicca, dico alto, comitato di crisi. Noi in 4 ore spostammo il concerto a Piazza Caen, facemmo riunioni noi, loro, io facevo l'andata a Paiburi, ma poi fu la Loriana, Enrico e il Massimo a fare. E fu un successo strepitoso, perché la funicolare smaltì la piazza in una maniera spettacolare. Per cui fu un successo straordinario e noi demmo una prova di efficienza particolare, tant'è che il gruppo di Un'emergenza, che per noi era mitico, perché l'operazione politica di rendere Umbra Un'emergenza era già passata attraverso la realizzazione di una struttura dove chiedevano ai comuni di entrare, perché già cominciava a avere il fiatone grosso della mancanza di finanziamenti, eccetera. Allora diciamo sì, noi entriamo, però bisogna ci dare qualcosa. Allora io faccio la stessa cosa che ho fatto con Slow Food, perché io ero dell'Arcivola e Slow Food antemarcia. Però un conto è essere uno che gli piaceva no, mangiare bene, un conto è essere del gruppo di Bra. E allora Un'emergenza è la stessa cosa, era una piccola loggia, si direbbe per lui. Comunque una piccola lobby con a capo il Santone che nessuno voleva. Allora io, come ho fatto a Bra, io a Bra ho rapito, sono andato su con 2 o 3 dei miei, siamo stati 2 o 3 giorni lì a Pedrini. Alla fine non ne poteva più, perché io gli dicevo no, guarda che lì è così, così, con Pedrangeli che mi prende in giro, perché io magnificavo le note di Pedrangeli, cioè tutte le Pedrangeli un giorno mi smontò proprio, e quando ci venne proprio anche di miracoli, chiudendo al miracolo e comprare, cioè. Per cui andammo a Perugia da lui, e lui, e qui bisogna anche dirlo, grazie al fatto che in quel momento per una
crisi tra la prima e la seconda Repubblica, che era Prosperini, Fausto, assessore regionale al turismo, lui, Androllini e Bistecca vennero, pranzammo da Pippi il cocco, che pensa che trio, che lui non se lo perdeva mai, pranzammo da Pippi il cocco che faceva allora lo strogano, perché io che vedevo allora sapevo un cavolo che era lo strogano, comunque, sì, lì sotto, facevo un pranzo dove loro vissero, si fa così, qui l'intuizione e il cavallo di razza si è visto, noi gli dicevamo, ma guarda che Orvieto, gli alberghi chiudono alla fine di ottobre, riaprono a marzo, riaprono, lui con decisione, e lì cambiò la storia d'Orvieto, perché fu subito un bel successo, con crescendo, ma la cambiò in termini economici e di mentalità, cioè lì Orvieto capì che era in grado di gestire anche un grande evento, perché prima erano le grandi feste storiche, corporali, palombelle eccetera, e il concerto del Sabato Santo con la Rai, che proprio faceva la Rai eccetera, però grandi eventi Orvieto non era mai visto. Grazie. E ricordo che il festival di Scala, che è il più anziano del 69, a parte di Sanremo, cioè, ne ha 50 festival. Scusa Carlo, scusa Carlo, c'è il sindaco che... Toni, vieni qua. Beh, questa è effettivamente una sorpresa che ci fa piacere. Un applauso al sindaco. Pensavo che scherzassero la te di questo Tony, con tutte le donne che lo facciamo. Allora dicevo, nel 93 ci presentiamo al Festival di Pescara, proprio dopo Perugia, diciamo agli addetti ai lavori, faremo un festival invernale a Orvieto. Ci guardarono come si guardano i matti, no? E io è rimasta quella parola che la dico tutti gli anni, a tutte le occasioni, perché vedere quelle facce, chiaro, erano in spiaggia, quindi facevamo un po' effetto parlare di festival invernale. Sì, ma dove sta scritto che sono quelle feste? Bisogna andare per forza a Cortina, dove va sempre il signor Cocina, oppure ai Caraibi. Quindi sembrava una scommessa, ma la scommessa era finita di Arbitello, perché poi si è rivelata che questo è stato un festival che è partito alla grande il primo anno, che sa qualcosa qui il tenutario di questo locale, è un partner storico, anche se adesso lo elogiamo, no? Diciamo tutti adesso, diciamo pagare gli affitti perché non abitano in Cristo. E quindi che è successo? Che la storia ce l'abbiamo qui. Il problema non sono i 19 anni che ci ha fatto, il problema è che l'anno successivo facciamo 40 anni a Perugia e 20 anni a Orvieto. Un bel doppio anniversario. Sì, effettivamente. Penso che dopo andrò in pensione, sinceramente. Penso sinceramente che dopo non ne voglio più. Con la riforma non ce vuoi andare. Sì, ma è la pensione, io poi nemmeno mi racconto, scusate Carlo, quindi vi racconto un aneddoto del sindaco Croce. Allora, naturalmente io non ho le conoscenze che c'ha lui per fare il budget per le manifestazioni, per cui passavo per vie politiche e poi con lui usavamo l'arbore come Madonna Pellegrina. Allora io sapevo che c'era questo cittadino importante, però con il nome Vasnata e Elio Corbicioli, ma davvero te conosci oggi? E giù a mangiare di stecca, il baccalà sul botto con Vasnata del Corbicio. Allora poi succede insomma che dopo il 96, prima quando stavi a terra, allora dici, ma guarda che tu conosci anche Arbore. Allora andiamo a guardare, dico guarda che c'è il capo della comunicazione a Telecom, lo conosciate? Facciamo delle spaccate nel suo ufficio spettacolare. Posso aggiungere una cosa? Io mi ricordo quando arrivò la prima volta Stefano, Memo, Masnada, Elio Forticioni, tutti i compagni di scuola, e credo che, adesso si può dire che è passato,
i primi soldanelli veri li ho dati come Telecom per un viaggio suite, perché allora il budget c'era, non te, no, guarda, non te posso dare il fondo del barile, tutti dicevano il fondo del barile, mai nessuno che abbia tre dita su questo fondo del barile. E lì cominciamo, perché io mi sentivo orvietano nel cuore. E arrivavano la questi... creatività in Pagnotta, a quei tempi li trovava, adesso no, però non so. L'anno scorso sono io da difesco, io sono da difesco. No, Tony tra Telecom e poco a me mi ha insegnato a fare il fundraising, la parolaccia dice che è una cosa scientifica. Quest'anno io ci ho portato quindi un bellezza a Milano, grazie alla Carla, con un gruppo Rolex e altri grossi carlavais, la nostra PR milanese. È un'attività, scientifica, no? Però è anche vero che allora grandi aziende erano proprietà dello Stato, poi non c'era il rapporto, certo. Dove hai adesso mai il budget, sai? Poi c'è anche altre cose, io per 20 anni, 25, non so qua, stavo dalla parte del tavolo di quello che dava, era magnifico. E adesso mi rendo conto che quelli come me che vanno a chiedere col cappello di pazienza, tutti i vecchi amici, vecchi, non solo colleghi, ma anche gente che ha lavorato con me, giovanotti, cioè, Tony, guarda, io ti non darei, si però come fa il budget, le cose. Effettivamente c'erano più soldi e c'era anche più allegria, adesso ci sono stati tutti paura della mia vera, non lo so. Però ce la faremo anche quest'anno, quest'anno già fatto, io penserei a 20 anni. No, io devo fare in modo di poter contribuire anche al successo con qualche parte di questa manifestazione che è nata con grande fatica, bisogna dire la verità, e con grande impegno di Stefano e delle sue amiche. No, sembra il titolo di un film del Buonuero. Detto così, però bisogna veramente chiedere dei soldi anche per questo, se li merita. Io adesso vengo da Torre Rocca di Pesena, dove c'era il mio amico Leo San Felice, qua mi ha toccato male, senza maestro, altri livelli, però c'è un sacco di gente che lì, insomma, voglio dire, se tu fai un'offerta, se alzi la qualità dell'offerta, questa è una regola universale, e la gente partecipa, magari tira fuori anche, come per le luminarie del corso, anche 32 euro all'anno. Beh, stasera credo grazie a Donatella, Alberto e Carlo abbiamo raccontato una storia che in questa formazione non era stato mai fatto. Credo che la formazione, diciamo, Pagnotta, Provantini, Cimicchi, poi tutto il resto, è veramente un inedito e una cosa che va messa e custodita negli archivi, per un pezzo di storia. Mancanza di Bracco che è il presente, e meno male che è arrivato un sito. A Provantini poi, lui non se lo ricorda, no? Non so perché andai a trovare, che ti ho fregato la fotografia. C'era sulla parete del suo ufficio, che è a quel tempo assessore di qualche cosa, c'era una magnifica fotografia di Orvieto, come si dice, lucida, quello che sotto, come si chiama? Vabbè, fotografie grandi, patinata, bravo. Orvieto, mai visto una cosa così bella. E tanto fatto, pensavo che l'ho dovuta darci, forse, non so perché, gliel'ho portata via. Ed è stata con me fino all'ultimo trasloco Roma-Orvieto, quando qualcuno se l'è fregata. Ora se ce n'è un'altra copia. Ma questo aneddoto di Concina che stavo per raccontare è significativo e mi consente di, visto che tu sei stato un campionista di pallavolo, alza la palla sperando che lui la schiaccia bene, quasi vuole che mi dà uno schiaffo. Allora, non parlare di anni. Il compagno Concina diventa sindaco di Orvieto. Io, come disse il sindaco Mirko Dumberti, purtroppo la resistenza ha vinto, purtroppo lui vinse contro la mia Floriana Stella. Lo incontro il 2 giugno. Mi ha fatto un piacere, niente. Vado il 2 giugno recente, quindi, alla festa della Repubblica in prefettura, incontro Concina. Il quale conoscevo, ma questa cosa ti giuro. No, anche perché non sapevo che tu mi hai rubato la fotografia.
rubato nel senso tra virgolette, che se lo non se lo ricordavo. E mi hai ricordato questa cosa dalla quale faccio la riflessione. Umbria Agenzia è partita, adesso non ricomincio a raccontarla per ragioni che ho detto, è partita in quel modo, ma è partita veramente con quattro soldi. Io non vorrei raccontare una fregnaccia, perché basta riguardare i bilanci, ma siccome ricordo i bilanci che c'avevo come assessore al turismo nell'ambito dello sviluppo economico, noi lo spendemmo per il 73 nel primo anno più di 50 milioni. Non erano pochi, eh? Sì, sì, sto parlando degli anni del 73, non sto parlando ieri mattina. No, che anno? Nel 1973. No, allora se è così detto una mia, quattro soldi. Ma perché potremmo fare i quattro soldi? Ecco la regione. Perché allora ci rivolgiamo a lui che venì dentro a fregarmi la pergamena del Torpedo. Posso fare un nome, c'era il direttore, tu non lo ricordi, dell'Alitalia, c'erano le famose partecipazioni statali, dove quelli del mio partito non c'erano, ma avevamo ottimi rapporti, l'abbiamo visto l'altro giorno celebrando il centenario di un grande amico, un grande uomo di Filippo Michele. Ci ha detto una mano, ci ha detto una mano l'Alitalia, l'Eni, loro, eccetera. Ci ha detto una mano, quindi voglio dire, specie in tempi in cui i soldi non ci sono, quali sono quelle attuali, non si navigasse, eccetera. Credo che avere un'iniziativa di spinto, un'iniziativa di spessore che serve a tutti porta anche sponsorizzazione. Dopodiché certo ci deve avere chi ha la sensibilità, sì, no, chi ha la sensibilità è dato una mano. E ti aggiungo una cosa, che però c'erano anche meno richieste di sponsorizzazione. Cioè, sì, tu facevi un po' di scritti, di valutazioni, adesso ogni 5 minuti è io proprio. Dopo 38 anni ti ringrazio per allora. Adesso dico a lui, siccome non ho nessun titolo, se non quello che hai fatto quello. Sì, io ci tengo molto ai 40 anni. E pensa a voi. No, ai 40 anni di iniziativa, oltre i 20 anni. Oltre che tu devi occupare di far suonare quelli lì che decidi sempre altro, su questo non c'ho dubbi, adesso non lo dico per piacere. Forse anche una cosa che sia dimostra un politico cammino, insomma, dice di narrazione di questa storia di questi 40 anni dentro i quali poi passano i cambiamenti del mondo, dell'Umbria, eccetera. Oggi ho raccontato questa cosa, è sempre un'ovvietà, lo dico perché qui stavamo qui con lei, con la Marina, insomma. Io vengo da un consiglio regionale dove eravamo tutti maschietti, 30 su 30, dalla giunta dove eravamo 8 su 8, tutti maschietti, nella prima legislatura e nella seconda legislatura nel 76. E la prima donna che poi sarà anche ministro arriva solo perché Conti va in Parlamento, e la terza arriva perché io vado in Parlamento nell'83, pensate. Cioè, pensate, nel giro di meno di 40 anni noi siamo passati da due consigli regionali di tutti maschi a da 12 anni che abbiamo due presidenti donne, prima Maria Lorenzetti, e questo. Una lettura di un Piacenza passa anche attraverso una lettura dei cambiamenti. Io credo che a mia nipote c'è bisogno di raccontare i cambiamenti del lui, perché servono a capire forse meglio i cambiamenti che verranno. Mi metto in mano i due. Grazie. Cambiamenti? No, della memoria storica. I 40 anni di Umbrigas e i 20 anni di Urbino vanno fatti bene, lo affronteremo al momento giusto. C'è una fondazione che spero che funzioni, perché deve funzionare. Non la chiudiamo. Va bene, perché c'è l'esperienza anche dell'associazione lì dentro. Il discorso è che noi ci scherziamo, ma qui c'è più la lira in giro. E allora, siccome, come io dico alla famiglia Guarducci, a Perugia con il cioccolato si guadagnano i soldi, con il jazz no. Se Umbria Jazz è quello che è quello che è stata e dovrà essere per la regione, sarà meglio che cominciamo a pensarci subito, perché qui ci sono due ricorrenze molto importanti. 40 anni per Perugia, 20 anni per Orvieto non sono uno scherzo. Io ho più paura di Perugia che di Orvieto, ve lo dico subito, perché fare un festival
Orvieto, anche perché passo successivamente da tutto jazz e gli spazi sono più piccoli, mi viene anche meglio. Perugia si è allargato al punto, anche perché con un'arena di che ci mette anche 5.000 persone seduti diventa un problema. E colgo l'occasione appunto perché, per parlare un attimo di Perugia. Qui c'è Annika, che è la mia assistente, che mi dà una mano grossa da tanti anni. E sempre, perché è lei, diciamo, che tira le fila per tutto. Io durante i festival, sia a Perugia che a Orvieto, mi permetto di alzarmi alle due del pomeriggio. Qui magari se devo andare a un concerto a mezzogiorno, quindi c'è tutto lo staff che lei dirige, che, come ha detto un amico che se ne intende, perché era uno di quelli che faceva il festival di Bologna negli anni 50, ormai un jazz è diventato una guerra. Non deve dimenticare anche le ragazze di Mancinelli. Infatti dicevo, lo staff, lo staff del Mancinelli, è diciamo che qui non è che portiamo tutta la macchina da guerra di Perugia, se ne porta un quinto, e i quattro quinti sono di Orvieto, che hanno imparato come si fa una manifestazione e viene fatta in maniera professionale. Lo vedo anche da come vengono fatti i budget e i beer. La tema funziona alla grande. Sabrina fa un grosso lavoro, Omero, ogni tanto cambio di presidente, ma tanti presidenti vanno e vengono, interessanti che ci siano quelli che si fanno in mazza. Voglio tenervi quella giacca, devo andare per forza. Lavoro stasera. Lo sono visto. Buonasera, presidente, grazie di quello che ha fatto per noi. Peccato l'ultimo periodo. Grazie mille. Però, voglio dire, qui siamo alla conclusione, perché se no non facciamo troppo. Concludi con un aneddoto, Dalia. Un aneddoto di... Allora, no, gliela lancio io stavolta. Nel senso che abbiamo dato un appuntamento che intanto vabbè, ha un Jazz Winter che è alle porte, quindi non far vedere tanta gente che tutto è esaurito. Ecco, questo intanto. C'è bisogno soltanto intanto di riempire il cenone di Andiero, perché andiamo Costa Pompocano. Un bagno di sangue. Allora, perché sennò è tutto pieno, dobbiamo solo dare una mano qui all'azienda, perché siamo in crisi, tutto lì. Poi ci diamo appuntamento al quarantennale di Umbria Jazz. Bisogna lavorare per festeggiare bene e contemporaneamente anche il ventennale, ma questo vuol dire un'altra storia della quale bisogna cominciare a parlare a breve. E invece a Pagnotta, che ha parlato dei successi, delle cose belle, concludiamo con un aneddoto, però devi essere verace come sai essere tu. Il concerto in questi 40 anni, diciamo, di organizzazione eccetera, che non avresti mai voluto organizzare, almeno uno, e dici perché poi sappiamo che Umbria quelli Jazz, che sono andati male. Vabbè, parliamone, però dicene almeno uno di quelli che dice ma quello mai più, e quello che invece vorresti organizzare ancora e ancora, perché è un assegno circolare. Artisti ancora in giro, bene, per due o tre volte siamo stati vicini, parliamo di Perugia, siamo stati vicini a Stevie Wonder, poi l'ultima volta ha fatto una data soltanto e allora se ne sono fatta proprio Verona c'ha un teatro che ci mette dentro le 11.000 paganti con minimo, noi le strutture non ce l'abbiamo, però mai dire mai. Per il resto niente, la formula è quella vincente, e mentre l'Orvieto non c'è bisogno degli stadi, ha bisogno delle arene, i suoi spazi piccoli li riempie anche con 3-4 concerti in concomitanza. E questo è guarda, 3 anni fa mi sembra, mi permisi una, quella che io chiamai una divisione proprio per me, e successe che con Gian Battitucci, un contrabbassista, era lì
a Perugia e disse vorrei venire questo operato, io avevo già ingaggiato Clayton e disse vorresti fare un duo di contrabbassi, proporre un duo di contrabbassi in un periodo festaiolo, a un certo punto è veramente per gli addetti ai lavori. Bene, io raramente mi sono commosso a vedere che fuori dalla sala, d'accordo che era una sala da 150 persone, però questo qui si è ripetuto per 4 giorni, vedere che la sala tutta, c'era la fila fuori, poi non li facevamo più entrare, io quasi mi sono commosso perché vedere che c'è un pubblico, e devo dire che oggi c'è un pubblico molto più attento che Perugia. Perché col fatto che a Perugia adesso c'è anche del pop, del rock, eccetera, eccetera, il pubblico si è un po' diviso. Qui viene un pubblico molto più scelto, ripeto, per 4 giorni o 5, non mi ricordo, per vedere gente a far la fila per un concerto di 2 contrabbassisti, credetemi, io sono rimasto e questo mi ha fatto capire la differenza del target di Perugia e del target di Orvieto. Poi se qualcuno a Perugia si offende quando dico preferisco Orvieto a Perugia, questa è la ragione, perché io farei qualche concerto di rocchettari, ma io resto sempre un appassionato di jazz. No, volevo raccontare per consegnarla alla storia perché non, neanche con Occhiuto ne abbiamo mai scritto in questo. Come nasce la messa concerto gospel per la pace del 1° gennaio? Allora devo raccontare, no, ero dimenticato del detto vescovo. Allora, le prime edizioni, grande successo. Un duomo in quel modo, come fai a non fare il gospel dentro il duomo? Allora il clero non era come quello di adesso. Adesso se uno dovesse dare un giudizio storico, adesso è un clero molto, come si dice, molto livellato. Allora c'erano diversi quasi vescovi o vescovi mancati che contavano proprio. Poi voi non immaginate le riunioni che c'erano prima del concerto di Pasqua. Venivano da Roma quelli della RAI, se il concerto non stava bene a Don Marcello, se faceva, non è, cioè, questo io decido, io rispondo. Batteva il cazzotto il tavolino, usciva dalla sala e la discussione era finita. E adesso ne ho quasi no. Adesso so, il livello è molto più basso, molti altri problemi. E allora dicevo come andiamo a fare a convincere il vescovo questa cosa mia. Allora parto io, il drago e Pasqualino, andiamo a togliere una bottiglia di grappa per convincerlo e per fare il programma che doveva essere millimetrico, che doveva stare bene sia a Rosatelli che a Don Marcello, che erano i 2 cultori, e poi non lo fare bene anche al clero, che allora, adesso ci fanno anche i Fairmont, di Baudelaire e altri dentro il Duomo, ma allora le stupidaggini non esistevano, il Duomo era la cattedra del vescovo. E allora lì riuscimmo a trovare questa cosa della messa della pace, perché il primo dell'anno, così, e io mi ricordo la tensione, ti ricordi Carlo? Quanto suonano? Io mi ricordavo il vescovo, il problema che poi la racconto, mi ricordavo il vescovo quando mi avete detto, ma è sempre quello, e ancora c'è quello. Dunque succede nel 1974, prima del festival, adesso cambiamo città, questa 73, facciamo un po' di giri, eccetera, e quindi io con 2 funzionari che si chiamano, sono in pensione, uno era Nuzzaci e l'altro era Mimmo De Salvo, con il mitico autista Paolini facciamo il giro delle piazze ombre e quindi andiamo a Toli, benissimo, facciamo anche Toli, mi dico che data volete? E un comune mi hanno dato una data e quindi viene fissata per farlo. Noi arriviamo tranquillamente, io ero all'Umbria lì sotto a mangiare. Corri, vieni su, sta succedendo un casino. Che era successo? Che il comune si erano dimenticati di dirci che quel giorno c'era la processione. Allora, un vescovo normale viene a mediare, lui invece aveva deciso quel giorno doveva fare dispetti. Perché? Il dispetto era che alle 8 fa uscire da dietro il palco,
scendono le... ma la piazza era tutta piena di sacchi a pelo, quindi dovevano fare la processione rasentando il muro da loro, immaginate, o quelli al centro che gli tirava la roba, le pernate. E un giorno fui anche ingabbiato perché c'erano due poliziotti lì dietro che facevano un po' gli spiritosi, che disse: sa, noi spariamo. E io, se me la consentite, gli dissi: voi sparate le seghe. Mi hanno preso, mi hanno caricato su una camionetta, è arrivato lo stesso giorno. Però effettivamente, voi ve le immaginate con tutto quel clima, con la gente in quella maniera, che questi scendono, rasentavano il bar, intorno da dove, era chiaro, l'avrei fatto anch'io. Quando c'era il circo universitario in via Ulisse Rocchi, che la processione partiva dal Duomo e andava a Porta Sant'Angelo, noi dal circo universitario, ricordi che c'erano le processioni, si facevano con quella fraternità, certi buchi con le sigarette sopra, voglio dire, c'era bisogno di essere contestatori, era che quella era una provocazione. Per cui a distanza di anni, quindi parliamo dal 74 al 93, il vescovo era ancora quello, io ho detto dietro il vescovo, non sapevo, scopro che era lo stesso vescovo, mi state a parlare il vescovo, invece lo trovai, si vede che gli anni e quindi siamo andati avanti fino a quest'anno. Ecco, chiedo un piacere al sindaco, vorrei che invitasse durante il festival, quando c'è il gruppo gospel, l'ex vescovo. Pensa che l'affare di Pietro. Esatto. No, No, sai perché? Perché il gruppo che c'è quest'anno, c'è stato due anni fa, è il miglior gruppo che abbiamo sentito, ascoltato, e lui ha detto: mi piace, fallo tornare. E io l'ho ingaggiato un anno prima. Pensavo, poi scende del Vaticano, non è che pensavo, come sarebbe il sito, questa qui è una pagina dolorosa. No, possiamo invitarlo a cantare assieme a quelle del Conte. E siamo sul passo. No, la cosa è semplice, secondo me non ci sarà nessun problema, lo dico al vescovo attuale, dico farebbe piacere, perché tanto lui, insomma, in qualche cosa ci inventiamo. Io poi non ho problemi, vescovo più, vescovo meno. Va bene, allora, la conclusione. No, io non devo dire niente, volevo dire solo che forse sia più chiaro, per essere breve, perché prima ho detto che mi venivano i brividi quando ogni anno con lei vado al Duomo, perché il vescovo era sempre quello. Io non sapevo l'aneddoto, quindi non ci raccontavo neanche le cose, i suoi meriti, che non era solo la grappa, ma come cambia il mondo. Perché, lo dico con tutto rispetto, perché tra l'altro non c'è più Grandorso, io ricordo, se no sembra che facciamo solo jazz, che ci fu impedito di far arrivare, facemmo arrivare il Giro d'Italia a Oviedo, lo facemmo arrivare là, perché davanti a Dono non si poteva far arrivare, quindi è cambiato il mondo, e il personaggio era sempre lui, quindi no, ve lo dico in positivo. Attenzione, quando ho fatto l'analogia con le donne, i partiti erano quelli, ma non c'erano i partiti che facevano entrare le donne, adesso ne so, quindi lo dico anche in questo caso con il sacro rispetto, in questo caso per i vescovi, cioè non fa arrivare in Italia, andare al Duomo. E io ricordavo, lo citavo prima, visto che l'ha fatto lui, l'episodio, andare a leggere i giornali di Toti, e adesso avere lo stesso vescovo che dice messa insieme ai gospel il primo di gennaio in quel modo eccetera, io lo trovavo, diciamo, molto bello. Ecco, questa è la conclusione. Quindi, insomma, in questa storia, per questo dico, riflettiamo nei 40 anni, ci sono molti dei cambiamenti positivi che passano anche attraverso le stesse persone che va al di là del jazz. Io l'unica cosa, ma adesso siccome vedo i due sindaci di Toti e di Oviedo, visto che ormai siamo veramente una serata così, lo dico perché glielo anticipo, quando è il 15, ci ricordiamo il nobile parlamentare Anderlini, e pensando
delle cose che devo dire, se non sembra, mi riferisco alla legge che ha salvato il Colle dei Toti e la Rupe d'Orvieto. Ogni anno qui sul tavolo. Dove, siccome questo è il patrimonio di questa città, di quella città, dell'Umbria e di tutte le forze politiche, dicevo prima a lui, non lo faccio in pubblico, che cosa è costato per avere le firme di tutte eccetera, forse questa riflessione, per questo dico, se no sembra che c'è solo il clarinetto, per capirci, c'è molte cose, perché lo sviluppo del turismo ci sarebbe stato se non avessimo difeso il Colle dei Toti, la Rupe d'Orvieto, se non avessimo fatto arrivare in Italia il Partito Umbria Jazz, questo è quello, perché parlare di Umbria Jazz significa parlare anche di questo, perché io sono sempre l'avviso che mia nipote, che già fa l'università, deve sapere queste cose, perché se no non si capisce il futuro, scusate. Comunque con la timida appena nominato, ha ricordato che questo personaggio che forse molti non conoscono, Gigi Anderlini, e va ricordato soprattutto dai più giovani, perché è stata una figura trasversale importante negli anni in cui è stato deputato, negli anni poi in cui ha fatto semplicemente intellettuale, nel senso che curava la rivista Il Ponte, che insomma ancora adesso funziona egregiamente grazie a lui. Cercate di venire, è il 15 pomeriggio.